Ciao a tutti da Axaroth della Tana dei Goblin, benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Kickstarter. Ecco noi ancora Roberto Di Meglio, ciao Roberto. Ciao Marco e ciao a tutti. Stasera parliamo di spese di spedizione, prima di tutto come calcolarle per poi andarle a proporre al pubblico e poi se effettivamente al pubblico dobbiamo proporre una scheda assolutamente dettagliata oppure possiamo prenderci magari qualche margine, diciamo, di sicurezza. Vai Roberto, partiamo dal primo punto. Allora, spesa di spedizione è forse l'aspetto più insidioso in una campagna, no? Perché spesso ci si concentra come creatori sui costi di sviluppo, si hanno i nostri preventivi per i costi di stampa, abbiamo deciso, come si diceva nella scorsa puntata, più o meno che tipo di budget darci per la pubblicità, quindi tutto sembra chiaro e sotto controllo, ma in realtà le spese di spedizione sono una delle voci più importanti dei costi di una campagna. Alle volte arrivano a essere dell'ordine delle spese di produzione o anche superiori secondo come è impostata la campagna. E quindi è una cosa su cui stare estremamente attenti. Spesso si è anche impreparati perché o si è abituati e si ha familiarità col mondo delle spedizioni internazionali o si rischia veramente di non avere nessun termine di riferimento se non magari copiando un'altra campagna che però magari potrebbe aver fatto errori macroscopici di cui non siamo consapevoli, quindi bisogna veramente fare i compiti molto attentamente su questo fronte. Ok, e a quel punto lì, quando diciamo abbiamo tirato giù la nostra tabellina il più precisa possibile con diciamo l'aiuto di qualche azienda che si occupa anche appunto di spedizione a livello internazionale, dobbiamo andarla a sottoporre ai backer. Certo, questo poi è l'altro aspetto a cui dobbiamo arrivare, perché molto spesso le spese di spedizione sono onerose da una parte e anche indigeribili dai backer dall'altra. Mentre a un certo punto si accetta abbastanza serenamente di spendere $50-100 per il prodotto, quando poi arrivi a dire sì, però poi ti costa $20-30-40 per farlo arrivare a casa tua, spesso si raccolgono reazioni inferocite, anche se poi stiamo semplicemente dicendo la verità, cioè che questo è quanto costa spedire un pacchettone, magari 2, 3, 5 kg, come spesso sono i giochi da tavolo, da una parte all'altra del mondo. Quindi ci sono due aspetti su cui lavorare con attenzione. Quindi da una parte, che tipo di infrastruttura creiamo per servire i nostri trasporti, per servire le spedizioni ai nostri backer? Se abbiamo un progetto localizzato, per esempio sul mercato italiano, ovviamente si può anche pensare di dire faccio la mia tiratura, ma la faccio arrivare tutta nel magazzino sotto casa e da lì faccio i pacchettini e spedisco io con magari quei servizi celeri delle poste. Però se abbiamo un progetto internazionale che deve arrivare ai backer di tutto il mondo, dobbiamo chiederci innanzitutto se abbiamo i numeri per poter dividere la nostra produzione su più centri di smistamento. Quindi magari fare una spedizione per spedire negli Stati Uniti, un'altra spedizione per spedire ai backer europei, un'altra spedizione per spedire ai backer del resto del mondo. Tipicamente si creano 3 o 4 aree, sì. 3 o 4 zone da cui andremo a spedire. Però ognuna di queste spedizioni costa e secondo la dimensione del progetto può costare da qualche centinaio a qualche migliaio di euro per ognuno di questi singoli trasporti. Quindi ovviamente qua bisogna farsi conti bene, ci conviene prendere tutto quanto, spedire a un'unica destinazione e poi da lì in tutto il mondo, però ovviamente a quel punto risparmiamo magari sui costi dalla fabbrica ai nostri magazzini, ma avremo oneri molto più alti per spedire magari da un singolo magazzino negli Stati Uniti o da un singolo magazzino in Europa a tutto il mondo, oppure riusciamo a dividere su 3, 4, 5 centri di spedizione, perché anche il nostro progetto ha un numero di backer sufficiente, ha 1.500, 2.000, 3.000 backer, tanto non se abbiamo 100 backer o 500 backer non si riesce a dividere su più centri logistici, e poi da ciascuno dei centri logistici spedire a raggio inferiore. Quindi abbiamo questi due costi, quindi la logistica dalla fabbrica verso i nostri magazzini, nostri che non sono nostri di proprietà ovviamente, ma sono delle aziende a cui ci appoggiamo per i trasporti, e poi dai singoli magazzini verso i backer. Per capirsi di cosa si parla di una spedizione dagli Stati Uniti verso un altro punto degli Stati Uniti, può costare $15, $20, $25 a pacco per un gioco di una media dimensione. Una spedizione dagli Stati Uniti
nel resto del mondo può costare 50, 60, 70 dollari a pacco. Roberto, ma per esempio la questione dei dazi doganali, quella, anche quella va calcolata in partenza, però diciamo in maniera approssimativa, perché poi non saprai, non sai mai quanti backer avrai effettivamente, magari dagli Stati Uniti e quanti dall'Europa. Certo, allora i dazi, posto che è un argomento molto di attualità e cambia continuamente, anche quest'anno abbiamo visto il rischio dei dazi sulle produzioni dalla Cina verso gli Stati Uniti, adesso ci sono dazi per le spedizioni dagli Stati Uniti verso l'Europa, che speriamo siano di breve durata, ma possono influenzare eventualmente certe tipologie di prodotti. Quindi diciamo normalmente per i dazi nel settore giochi da tavolo di per sé non sono particolarmente onerosi per il produttore. Diventano onerosi per chi riceve, perché? Perché nel momento in cui al backer arriva una spedizione dagli Stati Uniti in Europa, per esempio, ci troviamo a pagare come ricevente degli oneri doganali, IVA, spese di gestione che possono essere molto molto significative. Quindi non impattano tanto sul creatore gli aspetti legati ai dazi, ma impattano moltissimo sul ricevente. E quindi noi come creatore dobbiamo decidere quante zone creiamo friendly, cosiddette, no? US friendly, UF friendly, vediamo questo tipo di diciture. Quindi quante zone in cui siamo noi che ci siamo fatti carico di far arrivare il prodotto e poi quindi il prodotto viene spedito in modo da evitare dazi e dogane, oppure viceversa spediamo tutto da un'unica location, però i nostri backer dovranno essere consapevoli che potrebbero trovarsi a pagare tasse anche notevoli nel momento della ricezione. È valido, diciamo, quell'escamotage, ecco, del quale si vocifera, per cui comunque uno che va su Kickstarter, appunto per il discorso che facevi all'inizio, tende, come dire, ad amplificare un po' il costo del prodotto e a diminuire un po' artificiosamente quello delle spese di spedizione, proprio per dare, come dire, al backer l'impressione di pagare un po' meno per queste spese di spedizione che in fondo gli stanno sull'anima, mentre magari quei dollari in più per il prodotto li spende volentieri. Sì, diciamo che sicuramente alla fine quello che conta è avere un rapporto fra costo del prodotto e rapporto delle spese di spedizione che è giusto, no? Quindi è chiaro che quella delle spese di spedizione che viene richiesta è una rivalsa su spese di trasporto. In genere quello che non è corretto fare ovviamente è chiedere una rivalsa di spese di trasporto superiore alle spese effettive, quindi questo saremmo nell'ambito della nostra competenza, però chiedere una rivalsa inferiore alle spese, perché una parte di queste spese sono state, come dire, sommate al costo del prodotto e una parte di queste spese magari vengono trasformate in una specie di sconto di cui comunque il creatore del progetto si fa carico, no? Quindi alla fine molto spesso nei progetti non vengono diciamo coperte tutte le spese, ma si accetta che una parte delle spese restino scoperte perché vengono compensate con i profitti della produzione e della vendita. Quindi da questo punto di vista è un escamotage legittimo, stiamo rinunciando a una parte del profitto sul prodotto per coprire le spese di spedizione e non far emergere un costo di spese di spedizione che sarebbe inaccettabile. Alla fine dal punto di vista del backer quello che conta è quanto pago sommando, certo, prodotto e spesa di spedizione. Poi noi potremmo dire che $50 free shipping worldwide, ma di questi $50 abbiamo contato in realtà anche inevitabilmente il costo delle nostre spese, oppure possiamo dire magari la verità che sarebbe $30 di prodotto e $20 di spese, magari sarebbe molto più difficile da spiegare. Quindi chiaro, è chiaro, bisogna trovare insomma un buon compromesso tra le due cose, dai, diciamo far buona impressione ai backer e non rimetterci allo esatto, stesso tempo. Anche se poi è un pochino cambiata ultimamente, diciamo, la linea della maggior parte delle aziende che fanno Kickstarter, proprio perché molti si sono resi conto che senza una piena o recupero delle spese di trasporto si rischiava veramente di andare a far saltare completamente quella che era l'economia del progetto. Quindi laddove qualche anno fa era assolutamente normale appunto vedere il free shipping worldwide, adesso si vedono spesso dei progetti che non solo ti chiedono le spese di spedizione, ma che ti fanno anche emergere il 22% di IVA che magari devi pagare in quanto europeo, che anche questo è un aspetto che uno può decidere di incorporare nel costo del progetto o incorporare nel costo delle spese, oppure far emergere separatamente.
diciamo, ci sono linee diverse, l'importante è comunque essere chiari nel presentare tutto il complesso delle spese e dei dazi e delle zone friendly ai propri backer, in modo tale che chi va a ricevere il prodotto sia consapevole che in quello che sta pagando sul Kickstarter non è compresa la spedizione, non sono comprese le tasse, possono essere soggette a importazioni. Fatti chiari, amicizia lunga, queste cose dal progetto devono essere chiare e trasparenti. E per te che sei il produttore è importante calcolarle bene prima di lanciare il progetto. Assolutamente, perché è veramente un progetto che può avere avuto un grande successo apparente, commerciale, diciamo, e di pubblico, di gradimento, può risultare un disastro totale perché non si sono fatti bene i conti sulle spese di spedizione, sulle spese di logistica, su tutto quello che riguarda il far arrivare le copie ai propri backers. Perfetto, ringraziamo ancora una volta Roberto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciateci anche tutte le vostre eventuali domande e noi ci vediamo alla prossima pillola. Stay gamer, stay goblin, ciao! Ciao!